Nelle sedute del 5 e 6 maggio il Consiglio regionale ha esaminato il bilancio 2015 e il pluriennale per gli anni 2015-2017 della Regione. Illustrati tutti gli emendamenti presentati in prevalenza dalle opposizioni, il dibattito prosegue martedì 12. Consultazioni online per due proposte di legge sui servizi di trasporto pubblico locale non di linea. Lo ha deciso la Commissione Trasporti riunita in sede legislativa. Il termine ultimo per presentare le memorie è il 19 maggio. La Commissione si riunirà giovedì 21. Si è insediato il Comitato Diritti Umani, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale. Sono inoltre presenti due componenti dell'Ufficio di Presidenza, due consigliere regionali, due ex consiglieri e 10 personalità esperte in materia nominate dall'Assemblea. In Piemonte sono 6.000 le vittime dell'usura, per un giro d'affari stimato in 700 milioni di euro. Se ne è parlato al convegno La famiglia al tempo della crisi, organizzato dalla Fondazione CRT, cui ha partecipato anche l'Osservatorio per il fenomeno dell'usura. Una pedalata in ricordo del 70° della liberazione e delle staffette partigiane. Il messaggio di In bici per la libertà, promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione e sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata presentata a Palazzo Lascaris. Viaggio in Bosnia-Herzegovina per il primo gruppo di 29 studenti di 5 istituti piemontesi che hanno vinto la 34esima edizione del progetto di storia contemporanea. Il concorso è promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Tornano dal 19 al 28 maggio nel cortile interno di Palazzo Sormani in Piazza Solferino a Torino gli appuntamenti in giardino, manifestazione promossa dalla Biblioteca della Regione. Concerti, libri, spettacolo in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi.